Ricordi, non avevi 18 anni, in ginocchio come un fiore, ti chiedevo eterno amore, davvero era forte l'emozione. Non trovavo le parole, mi vedevi lì tremare. Compagnia di Graziano, della band Graziano e Carmen, che questa sera ci faranno ascoltare delle fantastiche canzoni e in particolare... Sì, bravissima, faremo dei bellissimi brani dedicato a Delfina e Tino, di cui 50 primavere, un bellissimo brano dedicato veramente a loro. E poi faremo anche un bellissimo brano, visto che a Tino gli piace, è un amante di macchine d'epoca, gli faremo la bella 500. Ah, perfetto, quindi non vediamo l'ora di ascoltare le vostre canzoni e di ballare. Ok, faremo divertire a tutti quanti fino a tarda notte. Grazie. Grazie a voi. Thank you.
tu mi dici ormai lo fanno tutti quanti, perché è così che oggi il mondo va. Stare al passo con i tempi si va bene. Cari amici, pensate un po', adesso sono in compagnia di due persone veramente speciali. Sono i protagonisti di questa serata perché festeggiano i loro 50 anni di matrimonio e le nozze d'oro. Tantissimi auguri! Grazie, grazie mille. Ma siete felici di questo traguardo importante che avete raggiunto? Certo. Sì, sì. Come vi siete conosciuti? Al ballo. Ballando. Mentre ballavate? Sì. Eravate molto giovani, immagino. Io 16 anni e lui 22. E il suo vestito di matrimonio, se lo ricorda? Sì, era molto bello, ma ero anche molto magra, perciò adesso lo devo soltanto sognare. Immagino sarà stata bellissima e molto giovane. E il segreto di un'unione così duratura, ce lo potete dire? Bisogna sopportarsi a vicenda. La sopportazione, senz'altro, tutta la sopportazione. Essere molto comprensivi, ambo i lati, e così si va avanti. Sopportarsi e supportarsi, possiamo dire. Esatto, 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 esatto. Quanti figli e nipoti avete? Abbiamo 3 figli e 7 nepoti. Wow, complimenti. E per finire vi chiederei un consiglio per le giovani coppie che stanno per intraprendere questo percorso del matrimonio. Non è molto semplice, ma quello che ho detto prima... Bisogna sapersi sopportare. Bisogna si raggiunge sapersi... questo traguardo, altrimenti... Arrivare a un certo punto vuol dire quando non ne puoi più, chiudi gli occhi e vai. Vai. E allora io vi ringrazio per essere stati qui con noi, per averci raccontato la vostra storia e vi auguro ancora tantissimi auguri, auguri da me, ma anche da tutti, da parte degli spettatori di TV Centro Marche. E vi auguro di continuare questo vostro cammino con tanta serenità e col sorriso. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie. Amore, dammi retta quando ti dico che dai, spegni un po' la luce e accendi un po' più me. Al passo con i tempi, lo so è giusto star, ma in barca qui con me devi remar. Ma cos'è? Cos'è la virtualità? Chatta, 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 e il tempo se ne va. Ma cos'è? Restare sempre lì. Chatta, 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 sempre con quel PC. Eccomi in compagnia di Paolo, il proprietario dell'hotel ristorante Giardino, vero Paolo? Sì, esatto. Siamo qui al Giardino, a San Lorenzo in Campo e chiaramente felici per questo, diciamo, felice evento che c'è oggi, che possiamo appunto avere qui da noi. E il nostro, diciamo, hotel ristorante, perché siamo entrambi, è ormai qui nel territorio da 49 anni, il prossimo anno... Complimenti! Grazie, il prossimo anno festeggeremo la cifra tonda
Quindi il vostro ristorante possiamo dire che offre piatti genuini con la promozione dei prodotti del territorio. Siamo molto conosciuti anche nel periodo del tartufo, abbiamo qui anche a Pergola il tartufo bianco di Pergola, pregiato, e quindi ovviamente tutti i piatti a base di tartufo bianco, diciamo, e nero sono sicuramente consigliati, insieme a quelle che sono le, diciamo, carni da cortile tipiche, quindi coniglio se non appunto maiale, ma comunque sono tutti piatti che noi rivisitiamo partendo da dalla nostra tradizione, quindi ovviamente tutto quello che riguarda il nostro territorio e che ci offre sia di fresco ma di qualitativamente importante, ecco. Oltre al ristorante siete anche hotel, perché possedete delle camere, vero? Sì, abbiamo 19 camere, tra l'altro dal prossimo anno entreremo a far parte del circuito Bike Hotel. E siete aperti tutto l'anno, vero? Mi hanno detto. Sì, aperti tutto l'anno e quindi siamo sempre qua. Ovviamente in estate abbiamo anche la parte appunto esterna con piscina, gazebo, quindi si può cenare a bordo vasca, ed è anche questa un'esperienza appunto bella da, diciamo, rifare. Quindi non ci resta che invitarvi qui a visitare il bellissimo hotel ristorante Giardino. Certo, vi aspettiamo ovviamente qui, io insieme alla mia famiglia, e quindi siamo. Ci sono milioni di stelle in città. In compagnia del signor Luca, anche lei qui questa sera per festeggiare i 50 anni di matrimonio di questa bellissima coppia, vero? Esattamente. E lei è un amico, vero? Un amico collega, lavoro con loro. Che cosa si sente di augurare a questa bellissima coppia? Tanta salute, tanta felicità e 100 di questi giorni. E allora grazie per essere stato con noi e buon proseguimento di serata. Grazie a voi, buonasera. Sul mio cuore, amore, 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 difficile scordare la gioia che mi hai dato, che ogni giorno tu mi dai.
la tua vita ormai ti appartiene, tu vivi con amore. Sei come un fiore, sei che ha sbocciato ma le radici io curo con amore. Sei fuoco spento che ti brucia se sei vicina a chi può infiammarti il cuore. Amore, 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 è grande l'emozione se penso a quei momenti che ti ho stretto sul mio cuore. Amore, 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 difficile scordare la gioia che mi hai dato, che ogni giorno tu mi dai. Vino amaro,
non trovavo le parole, mi vedevi lì tremare. Son passati 50 anni. Del sole.